Ciao Masselli e bentornati sul canale, come state? Mamma mia, che disastro! Allora, siete carichi? Noi sì, molto, io sì, carichissimo. È un po' freschino, ieri ha nevicato a Bolzano, oggi è il 4, 5, 6, 7, non lo so, vi scrivo qua il giorno che è esatto. Di novembre finalmente ha nevicato sulle montagne qua intorno a Bolzano. E l'idea in realtà questo weekend era di andare a fare una via sul Ciavaces di Sesto, e invece che andare a fare la via di Sesto abbiamo optato giustamente per andare a prendere il caldo in quel di Arco. Quindi adesso sto percorrendo la strada che mi separa da andare a recuperare il mio compagno, il Franz, che oggi guida lui. E niente, adesso appunto aspettiamo il Franz e dopodiché in macchina vi parlo un po' della via, che è la via della polemica. Una bellissima via di Sesto più A1, un po' controversa appunto della polemica, però vi ne spiego più dopo. Ecco, mentre aspettiamo il Franz, vi dicevo, vi spiego un pochino la via. Appunto, la via è sulle coste dell'Anglone, è la via della polemica. Una via che è stata aperta nel 2010 dal Grill, che poi diciamo è stata molto contestata perché è lasciata nel suo stato brado, quindi molto alpinistica, veramente molto selvaggia e brutale. Infatti, come leggete nel link in descrizione, e dove trovate appunto tutto quanto quello che concerne la via e la relazione, potete capire che già dal 2010 l'avevano lasciato molto alpinistico. Per fortuna dopo nel 2017 l'hanno ripulita un pochino e l'hanno portata ad uno stato più di utilizzo per chi va a fare multipiste ad Arco, e quindi l'hanno un po' ripulita. È una via che si sviluppa in circa 320 metri, aiuto, e che come grado appunto vi dicevo è di Sesto più A1, quindi sicuramente per gente più esperta e che ha una certa conoscenza di se stesso e che sa spegnere la testa, perché Sesto più A1 per una via del genere, nonostante sia del Grill, è molto sostenuta. Sono 14 tiri non regalati, partono dal quinto e dopo mantengono una media di sesto su tutta la via. Si sviluppa un po' a zig zag, però è veramente molto interessante, entusiasmante da leggere, veramente la relazione molto bella, fa sperare bene. Adesso quando arriveremo ad Arco vi darò le prime impressioni, ma soprattutto prima di darvi le prime impressioni vi presenterò la crew di oggi, quindi ci vediamo dopo. Ed eccoci arrivati ad Arco, ragazzi. Arco, ci siamo. Abbiamo preparato tutto il materiale, abbiamo fatto ovviamente come sempre light e quick, o quick and light ancora meglio, quindi uno zainetto per essere più veloci. Preparato tutto, due serie complete di friend, passa a mila rinvii, materiale personale, e adesso si parte perché adesso noi dobbiamo andare lì da qualche parte. Qua intanto la squadra, Sandra, Franz, Alex, siamo carichi come i cammelli, quindi ci vediamo all'attacco della via. Guarda lì qua gli altri due che si aggiungono alla crew. Ci vediamo nel 2026. Il tempo che pubblicherà il video già. fast and light, quick and fast. Qua potete, siamo tutti quanti insieme, cioè, talmente larghi che non ci stiamo nella strada, cioè, tocca camminare sfalciati perché è troppo masselli. Gruppo di Mascelli oggi, Gruppo di Mascelli. Qua c'è chi pensava di portarsi il costume da bagno, data le condizioni umide della via. Però
insomma, direi molto bene. Lì chi vuole potete bere e far refill della borraccia. Dopo noi saliamo su qui. Ma bene, imbragati, assicurati. E adesso abbiamo preso il biglietto del supermercato, facciamo la fila. E Alex già sul primo tiro. Wow. Già in catena. Sta già recuperando tutti quanti con... Potevamo fare i primi tiri, una super cordata. In conserva, c'era. Tutti quanti in conserva. Catenaccio de ferro. No, troppo duro, ragazzi, cioè, troppo fatica. No, non è male. Primo tiro fatto, a partenza del secondo tiro un po' bagnatina, sassi che volano, il Fede che dice che quando ci sono io è sempre tutto bagnato, direi che è una partenza più che ottimale di questa via. Il meglio deve ancora venire. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Eccoci, secondo tiro fatto, abbiamo tirato un po' come le mucche. Guardate qua sotto, gli alpinisti seri invece tirerà. Che ragliano. Mungerà. Ah, te sei dentro, attenta che piotro. E invece gli alpinisti seri non mungono. Quindi comunque, vabbè. Ah, per il momento dentro. Tanta roba, siamo dentro, adesso via che si parte col prossimo tiro. Che mi sono dato una scaldata. Ah sì. We'll be right back.
anche il Franz che arriva. Eccoci. Dopo questo gran tiro. Bel tiro, questo dietrino. C'è un caldo fotonico, ragazzi. Puttana. E niente, adesso veloci che qua facciamo subito cambio, mi molla quello zaino e via. Via qua. Che ne ha, guarda come lo metto qua. A top, ancora meglio. E niente, comunque mi pare che questo qua sia un tiro di sesto. Può essere? Cos'era? Adesso scopriamo. Lo scopriremo solamente vivendo. Questo qua era il terzo tiro. Sul roccette si sale verso destra e poi una fessura orizzontale fino a un evidente dietro che si sale, due chiodi, poi verso sinistra sosta, anzi sì, quinto, sesto, 20 metri. Adesso ci aspetta un bellissimo tiro di sesto, quarto più, di 35 metri, per poi arrivare a un quinto, sesto, quarto. Ah, non male. Ragazzi, ci aspetta una gran giornata. Bella qua. Grande man. Oh. Dico che qua. Vuoi duettare il video della professoressa? Vieni, vieni. Vieni a vedere. Sta. Adesso spieghiamo al mondo cos'è una placca a gocce. Libero. Ragazzi, spieghiamo al mondo cos'è una placca a gocce. Quelle che scendono, Claudio. Quelle che scendono da sopra sono le famose gocce sulla placca. Ok, perfetto. Costume da bagno serve per farla tu farsi. Spiegazione. Sarebbero quelle vie da fare in canoa. Mamma mia. Kayak. In kayak. Tiro di sesto, mi sa. 3, 4, quarto e sesto. Sesto, U. Quarto, sesto, sì, terzo. Quarto e sesto bagnato. Bello. Metri. Ci piace. Bene, carichi a chiodo. Come? Quarto tiro anche l'abbiamo fatto, superato nonostante il bagnato, e adesso mi sa che è il quinto tiro, che è un settimo bello cazzuto. Sesto tiro. Se noi siamo partiti facciamo sesto tiro, sì. Bene, ok, allora sesto tiro. Sesto più a zero, settimo meno. Muro strapiombante, sesto. 25 metri, 4 chiodi, 3 fixo, 1 clessidra. Top. Ecco qua anche il Fede che sale dal suo sesto. La sua cosce. Mamma mia. Il maschione. Vieni. Destra? Yes. Commento a caldo. Figo, bello questo tiro. Venga. E nonostante la magnitudine. Adesso le gocce sono gli unici tiri che posso stare dietro a Franz. Grandissimo. Quindi ragazzi. Adesso arriva la mina. Adesso ci spariamo il tiro 2. Tana, che tetto. Adesso non facciamo cazzate.
scaldato. Giusto, dove perché? Non si scala si rovana. Che peggio. Ecco. Ragazzi, è morta la GoPro, siamo tornati ai vecchi modi con il col telefono, però la qualità è sempre, sempre la stessa. E niente, siamo all'ultimo tiro, abbiamo fatto i tiri di settimo meno. Esatto, chi ne ha più ne metta. E niente, veramente una gran figata, molto molto bello. Il Franz è sempre carico come più tardi. E adesso ci aspetta questo grandissimo tiro con il diedrone qua su in cima. Non si vede, cazzo. Che non si vede proprio non bene. Se ti metti là fai fermi sicuro, lo vedi? Però ti deve dai. Essere proprio. Dai, è duro, Alex. Una gran figata. Sì. Qua Alex che parte. Ale man. Quanti cordini si potevano tirare? Esatto. Spettacolo. Super folle. Grazie a tutti. Bene, dopo questo photoshooting in vetta, ragazzi, via consigliatissima. Venite, però fatela a quel grado, perché sennò mi sa che soprattutto l'ultimo pezzo si fa un po' fatica. Le staffe aiutano, stanco, però arriva l'ammazzata nei denti. Esatto. Però sempre come solito, if in doubt, run it out. Yes. Con questa perla io vi saluto e come sempre stay hungry, stay sexy e get my selfie. Alla prossima.